La poca manutenzione delle strade di Roma costringe a uno slalom tra dossi e buche per evitare il pericolo. Ora il Campidoglio ha aperto una serie di cantieri per risolvere il problema, ma esiste una mappa delle buche e che tempi si è dato il Comune? Avevamo pensato di metterci un tempo che era il mese di febbraio e di marzo. Purtroppo lo stato delle strade è così grave che anticiperemo e solo nel mese di marzo faremo 250.000 metri quadrati di strade da rimettere a posto, quindi ripareremo le buche in 250.000 metri quadrati e abbiamo una mappa concordata con i municipi. Le auto consumano le strade, c'è un piano del Comune per ridurre il traffico? Il piano generale del traffico urbano prevede proprio questo, cioè la costituzione di isole ambientali. Abbiamo cominciato dal Tridente, dove nei prossimi giorni metteremo le paline con il varco attivo e sarà riservato esclusivamente ai residenti. Ora che i lavori sono partiti, bisognerà vigilare sul completamento dell'opera nei tempi previsti. Per questi primi cantieri sono stati stanziati 6 milioni di euro e a fine mese, con l'approvazione del bilancio capitolino, ne dovrebbero arrivare altri 12. Cifre da grande opera urbana, ma l'emergenza esiste. Le strade sono fondamentali per una città, così come la sicurezza di chi le percorre.